siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Ho una novità, perché abbiamo in diretta con noi J Balvin, che sarà super ospite questa sera a Sanremo. Hola, benvenido. Che tal estás? Come stai? Muy bien, muy feliz, muy contento. È molto felice, molto contento. Esta non è tu primera vez in Italia, però tu primera vez in Sanremo, è la tua prima volta a Sanremo, non in Italia. Esattamente, y bueno, super. Creo que es una gran bendición poder tener la oportunidad de representar a los latinos esta noche en un lugar, en un festival tan importante para los italianos. È davvero una benedizione, una cosa bellissima, rappresentare insomma il popolo latino in un festival così importante. Tu llegas de Colombia, arrivi dalla Colombia, y cuéntanos desde qué año te empezó a gustar la música. Raccontaci insomma da quale anno, da quando eri magari bambino, hai iniziato a fare cioè della musica la tua vita. Sì, bueno, de pequeño empecé con tocando guitarra, tenía una onda. Hai iniziato suonando la chitarra. Y finalmente pues tuve una banda, empecé con una banda de rock. E poi hai iniziato insomma a suonare con una banda di rock. Esatto, y hasta y después fui a Nueva York y me enamoré del rap y ahí ahora reggaeton porque es el nuestro movimiento latino. E poi sei innamorato del rap e poi del reggaeton. Este 2016 è l'anno del reggaeton. E por fin Ginza llegò in Italia. E alla fine Ginza è arrivato in Italia, per fortuna, così. Ha seduto il pubblico in Italia, lo baila muchísimo, così insomma. Grazie. Tutta la gente lo balla. E quando scriviste questa canzone? Quando l'hai scritta? Bueno, la hicimos hace ya casi, no sé, como casi 8 meses, la verdad. Y la verdad, ha sido muy bonito porque retomamos el reggaetón. Que antes le llamaban música urbana y yo le dije no, estamos haciendo reggaetón y estamos súper orgullosos de poder llevar el reggaetón a otro nivel. Ah, quindi l'ha composta diversi mesi fa, però la chiamavano come musica urbana e lui fa no, guardate che questo è il reggaeton, e l'hanno portato a un livello altissimo. E stanotte all'Ariston solo Ginza o otra canzone? Farai solo Ginza o un'altra canzone? Solo Ginza, per darles come una prova de lo che è J Balvin, per regresar muy pronto. Allora farà solo Ginza ed è prontissimo e toda la gente aquí sigue bailando y preguntando de tu canción, quiere presentarla alla radio. Tutta la gente vuole, insomma, continua a chiedere questa canzone. Se vuole lui annunciarla, e così ci salutiamo. Claro, claro que sí. ¿Qué tal, mi gente? Radio Bruno, soy J Balvin. Aquí está Ginza en Italia. Let's go. Muchísimas gracias. A ti. Grazie. J Balvin.